Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ricordi, in quasi 49 anni che esercito il mio servizio di prete, poche volte la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato corrisponde alla storia reale che stiamo vivendo oggi, la storia dove la preoccupazione, lo sconvolgimento dei cieli, e dalla televisione in bombardamenti aerei, e tutto quello che succede con i vari atti di terrorismo, l'ultimo l'abbiamo appreso recentemente ancora nel Mali, ci hanno spaccato dentro, ci sentiamo non solo un magone nello stomaco, ma come un vuoto all'interno del cuore, all'interno della vita. Gesù ha detto una cosa meravigliosa quando, rivolgendosi a Pietro e consegnandogli nella promessa le chiavi del regno dei cieli, ebbe a pronunziare queste parole: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Contro, cioè, l'esistenza e la missione della Chiesa. E ce ne sono di porte degli inferi. La porta, nel linguaggio antico, era simbolo di difesa, ma era simbolo anche di potere. Quando un regno o una città aveva le fondamenta, le mura e le porte ben solide, poteva stare al sicuro. Il Santo Padre oggi anticipa l'apertura della Porta Santa, che avverrà a Roma l'8 dicembre, in una zona dove pare che proprio le porte dell'inferno si siano scatenate. Si sono scatenate anche a Parigi, ma forse pochi sanno che tipo di canzoni si facevano quella sera quando al Bataclan è successa l'ira di Dio. Mi sono state passate da un amico in questi giorni. Vi leggo le parole di
di una delle canzoni di quella sera che certamente non fanno onore a una nazione che si dice cristiana come la Francia. Una volta la Francia veniva chiamata dai papi la figlia primogenita della Chiesa. Era una canzone che inneggiava Satana. Vi leggo alcune parole del canto. Chi amerà il diavolo? Chi canterà la sua canzone? Chi amerà il diavolo e la sua canzone? Chi amerà il diavolo? Chi bacerà il diavolo e la sua lingua? Chi bacerà il diavolo sulla lingua? Io vivrò del diavolo e canterò la sua canzone. Più inferno di così? Direte voi, ma anche queste cose esistono sulla terra. Forse molti di voi non hanno una cultura sufficiente su questo campo. Forse il fatto che i gruppi satanici sono di poche entità, non sono numerosi, per non tradirsi tra di loro preferiscono gruppetti piuttosto minuscoli, però sono quanto mai attivi. Le porte dell'inferno. Ricordo, ve lo dico perché a volte certe cose le viviamo con una certa superficialità. Una signora che mi faceva vedere un po' la biblioteca, i dischi del figlio, guardi, mio figlio è appassionato di questo tipo di musica, di questo tipo di dischi, e leggevo Satana, Locchi, il diavolo. Dico, ma tuo figlio è appena adolescente, come mai gli consente queste cose o non lo... Ma sa, padre Giacomo mi rispose, si trattava di una persona che andava a messa tutte le domeniche, faceva la comunione tutte le domeniche, quindi, e leggeva la Bibbia. Non era un ignorante. Ma sono mode, padre Giacomo, non ci do tanto di importanza. Non vi dico altri dettagli perché non vorrei che fosse individuata la persona di cui parlo, però purtroppo quel ragazzo, io gliel'avevo detto quell'occasione, guarda che con questa strada non si va molto lontano. Purtroppo dico solo che quel figlio le ha fatto soffrire lacrime di sangue. Noi in Occidente siamo abituati ormai per comodità a minimizzare tutto, tutto. Gli attacchi di Parigi erano stati previsti, l'intelligence era stata avvisata, hanno minimizzato, come se nulla fosse successo appena un anno fa. Bisogna che più che pensare a reprimere, a fare guerre, a dichiarare guerre, a gridare vendette, a fare alleanze per guerre, si faccia opera di prevenzione. Cioè guardare prima. È faticoso. Chi di voi avendo figli non sa quanto sia faticoso a volte correggere oggi, domani, dopodomani, sempre. È facile dopo che la prima correzione non è stata efficace, la seconda neppure, la terza neppure, lasciare perdere, ma lassalo perdere. È vero che questa parola, lassalo perdere, è un vocabolo frequente nella lingua di noi siciliani. E a furia di dire lasciamo perdere, abbiamo il mondo che abbiamo, le famiglie che abbiamo, la gioventù che abbiamo, il cristianesimo comodo, poltronistico, egoista, cultualistico che abbiamo. Bisogna che facciamo invece orecchio ai tanti avvertimenti, i segni dei tempi di cui parlava Gesù abbondantemente nel Vangelo. Del resto non è che c'è bisogno di aspettare gli atti terroristici
l'inferno in un certo senso l'abbiamo già sulla terra, perché gli avvisi che ci si danno, il Papa ha parlato tanto di ecologia in Uganda, l'avete sentito? A parte quel volumetto di Laudato Si, che molti non conoscono e che andrebbe invece non solo letto, ma studiato e approfondito, perché è un trattato di ecologia di stupenda bellezza, oltre che di grande profondità e di grande attualità. Dicono gli esperti che nella Madre Terra, quello San Francesco la chiama Madre Terra, anticamente si chiamava pure Madre Terra, ormai ci abituiamo a dire pianeta, a furia di dire pianeta abbiamo minimizzato la sacralità della Terra. Non che, attenzione, dobbiamo un po' idolatrarla. Un grande filosofo dell'Ottocento, un certo Auguste Comte francese, diceva che la Terra è il grande feticcio dell'umanità. Lo diceva come in quel periodo in cui il positivismo francese, in modo particolare, oltre che inglese e tedesco, inneggiava alla scienza senza la fede, senza la religione, con un ottimismo straordinario che poi è stato smentito dagli stessi scienziati appena qualche decennio più tardi. Un grande biologo moderno, un certo Wilson, dice che nella Terra, in un grammo di Terra, ci sono 10 miliardi di microrganismi di 6.000 specie differenti, in un grammo solo di Terra. Noi siamo abituati a vedere la Terra come materia inerte. Due tipi di scienziati diversi, un po' gli scienziati moderni che guardano con più attenzione a queste cose, un po' anche uno scienziato filosofo, teologo degli anni 50, certo Teilhard de Chardin, che gli esperti conoscono bene, aveva già visto che la Terra e tutta la materia non è una materia che noi possiamo considerare come un fatto passivo, un fenomeno assolutamente inerte. La materia, diceva Teilhard de Chardin, è tutta energia, è tutta vitalità. Dentro la materia, lui, da grande prete, da grande scienziato e da grandissimo credente, tutta la materia, diceva lui, è piena della divinità, è arricchita dalla ricchezza di Dio. Dio è penetrato dentro tutta la materia, la quale cammina verso un punto eccezionale che il grande filosofo chiamava punto omega, cioè il punto finale della storia, che per lui era Gesù Cristo. Purtroppo dal secolo XVI in poi gli uomini si sono abituati a guardare la Terra, come diceva Cartesio, un altro francese, res estensa. La res cogitans era il pensiero, la res estensa era la materia. Questa opposizione tra materia e spirito andò a finire che praticamente la materia la consideriamo più un fatto negativo che positivo. Per cui, a furia di considerare un fatto negativo che l'uomo deve dominare, l'abbiamo talmente sfruttata e ne abbiamo tanta consumata che, se non cerchiamo nuovi stili di vita, ci dicono gli scienziati in una grande conferenza che risale niente meno al 72, ma adesso la devastazione è diventata molto più grande, se non corriamo ai ripari rischiamo tutti quanti la catastrofe completa. Quello che succede non è che un caso. Molti, con poca, diciamo così, competenza, pensano che questi cambiamenti climatici, l'innalzamento delle temperature o altro, sono fenomeni che ora ci sono, domani passeranno. Il caldo è aumentato in questi ultimi decenni del 2%. Appena si arriverà a un rialzo del 4%, moriranno tantissime specie di esseri viventi e tutto l'equilibrio, che è già
compromesso, sarà ancora di più compromesso. Direte voi, ma padre Giacomo stamattina che ci sta facendo una lezione di pessimismo? Dobbiamo dirci le certe cose, non possiamo dire sempre Gesù ci ama, alleluia, Gesù è il Signore, alleluia, alleluia, Gesù è il Signore, cantiamo, danziamo e predichiamo cose spirituali e ci dimentichiamo. Il Papa ce le insegna queste cose. E forse tra le persone autorevole l'unica voce veramente valida che al giorno d'oggi insiste e sta insistendo proprio con una forza straordinaria, da buon gesuita fra l'altro e da buon filosofo com'è, per cui bisogna che si passi dalla devastazione alla cura del corpo, a cominciare da noi. Tutti coloro che non si curano della propria salute sappiano che sono in peccato. Tutti coloro che non contribuiscono alla buona salute del prossimo, a cominciare dai propri cari, sappiano che sono in peccato. L'altro giorno una signora mi diceva, ma come devo fare con mio marito che è quello che è, ha una salute pessima perché non sente niente, vuole solo mangiare e bere e non si accorge che la sua salute va a deperire, a deperire, a deperire. E non è un caso unico, sono dei casi molto frequenti, a volte al contrario, forse sono le donne che sono pure un po' esagerate. Il discorso delle armi e del nucleare, siamo continuamente in pericolo, non bisogna diciamo sottovalutare questo discorso. Il discorso della mancanza di acqua potabile, pensate che solo il 3% delle acque è possibile utilizzare. Di questo 3%, e concludo, soltanto, cioè ben il 70% viene utilizzato per l'agricoltura, il 20% per l'industria e il 10% per gli uomini. Troppo poco. 1 miliardo di uomini, 1 miliardo, che significa la popolazione di tutta Europa, soffre la sete, non la fame, la sete, perché non sappiamo utilizzare le risorse che attualmente abbiamo o le rubiamo, perché alcuni possono essere sempre più ricchi mentre altri diventano sempre più poveri. Il libro della Sapienza ci dice che il Signore è amante della vita e che bisogna tornare a questo Signore amante della vita se vogliamo che la terra si salvi. Quando diciamo che Dio è Salvatore, che Gesù è Salvatore, non vogliamo soltanto dire che Gesù ci toglie le macchioline dell'anima. Per salvezza si intende anche questo, la salvezza della terra. E chi ha voglia di essere un buon cristiano deve collaborare a questo tipo di soluzione di problemi affinché l'umanità abbia una sua rinascita. E oggi, come prima domenica di Avvento, la Chiesa ci mette davanti questa pagina stupenda del Vangelo in cui Gesù ci dice non lasciatevi addormentare da ubriacature, gozzoviglie, i vizi. Quando ci lasciamo prendere dai nostri vizi, dimentichiamo tutti e comore more più gamba a gamba. Non è così che si è cristiani, non è così che si salva l'umanità, non è così che contribuiamo al progresso e anche alla diffusione del Vangelo.